quiero que recorramos juntos esa zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. ¿Viste la sesión qua? Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao family e benvenuti in questo nuovo ciao, video. Ragazzi, ciao ragazzi. Amore, ma scusa, ma dovresti aspettare prima di mangiare? Vabbè, lui ha assaggiato per vedere com'era. Comunque ragazze, stasera benvenuti in questo meraviglioso mukbang. Sono le ore 23.54, quindi siamo in allora, anticipo di 5 minuti rispetto ai nostri soliti mukbang. Pollice in su, prima di tutto, dai amore, pollice in su innanzitutto e commentino, grazie a tutti. E siamo qua per fare un mukbang, anzi ho scoperto che si dice mukbang, amore, mukbang. Con i tacos che ho fatto in versione food. Mukbang. I tacos che ho fatto in versione fit con questi qua che sono di mais. E ho scoperto che praticamente contengono solo mais, olio, acqua e un pochino d'olio. Quindi li ho comprati al supermercato. E dentro ho messo macinato, varie verdurine. Comunque vi ho fatto vedere nel vlog che ho caricato su YouTube come li ho preparati. Buongiorno. E adesso ci siamo. Iniziamo, dai, iniziamo a mangiare questo mukbang. Questo meraviglioso tacos. Qua c'è anche la salsina. Amore, hai messo la salsina? Io, amore, vorrei un po' di tabasco. Lo vuoi prendere? No, prendiamo, amore, un po' di piccante. Io inizio a leggere le vostre domande perché su Instagram ho scritto, ho pubblicato una story per il cui vi ho chiesto di farci delle domande. Dario c'è il pigiama di Topolino. Bicchiere d'acqua prima di mangiare, per amore? Sì, bicchiere, il calice di acqua. Ah, un calice d'acqua. Tabasco per renderlo più piccante. Iniziamo subito con le vostre domande su Instagram. Vai. Allora, quante volte per settimana vai in palestra per allenarti? Ragazzi, lasciate anche sotto questo video commenti per il prossimo mukbang. Sì, così magari il prossimo mukbang vediamo. Però vogliamo leggere delle domande più piccanti, più curiose, diverse, originali. Dai, sbizzarritevi. Quante volte a settimana vai in palestra per allenarti? PS, sei un esempio per tutte noi. Grazie. Allora, a proposito di questa cosa, ultimamente mi sto allenando molto poco, ma non perché non mi voglio allenare, semplicemente perché sto seguendo un percorso con un personal che mi ha vietato di allenarmi troppo, quindi mi ha imposto di allenarmi solo 3 volte a settimana. Buono. Molto buono. Dove siete andati al vostro primo appuntamento? Al cinema. È vero. Sono buone, eh? Allora, l'ho fatti sane. Quindi alla fine ho messo un po' di sottilezza light. Ci sta. Ci sta. Senza maionese. A vedere? Non lo so, mandate a vedere. Volevamo vedere. Il film di. Facciamo diventare questo mukbang molto. Come si chiama quello? Meno il nome. 50 sfumature di grigio. Non era grigio, rosso, verde. No, era 50 sfumature di grigio, no, di rosso. Di rosso. È in pratica? Perché? Diciamo, come facciamo a dire sta cosa? Diciamo c'era una forte attrazione fra di noi. Allora diciamo che quando siamo andati al cinema abbiamo letto. L'abbiamo fatto qua. No, abbiamo letto un po' all'inizio i titoli, vabbè, queste cose qua. Abbiamo guardato un po', ma poi alla fine non abbiamo neanche visto il film. Cioè, no. Dopo un po' ce ne siamo andati, quindi non abbiamo terminato la visione del film. Però era bello. Diciamo, nel cinema il film l'abbiamo fatto noi. Bravo. Questa è bella. Come si fa ad aprire uno shop online? Visto che noi abbiamo aperto il nostro Carlita Shop, ovviamente voi volete sapere da noi come si fa. Ma noi non lo sappiamo neanche noi come abbiamo fatto. È un processo che viene automatico. Però, no, bene, in effetti noi abbiamo messo io un po' le mie capacità, lui un po' le sue capacità, abbiamo fatto questa cosa, però... Se vi devo dire che l'abbiamo fatto in un modo, seguendo un iter,
ho una tecnica, no. Cioè noi semplicemente è stata anche una cosa che non sappiamo neanche noi come è successa. Domani abbiamo fatto questa cosa insieme, ci siamo trovati un momento della nostra vita in cui lui voleva svoltare, in cui io volevo fare qualcosa cambiare, in più, e quindi abbiamo messo le nostre capacità, lui dal punto di vista commerciale, io dal punto di vista di marketing, insomma di influenza, sì. Abbiamo fatto questa cosa insieme, però voi ci avete dato la grossa mano. Grazie, ovviamente voi che ci seguite, i tuoi follower, sì, esatto, i tuoi, i nostri follower, anche tu ormai seguono più te che me. No, è troppo buono questa assassina, vero? Buona. Sembra che c'è per mano. Ma ci ho messo un sacco di tabasco. Molto buono. Giusy01 ci dice: ciao Giusy01. Ciao Giusy. Raccontatevi qualcosa che non vi siete mai detti. Questo è bello. Cioè, devo dire una cosa a te che non ti ho mai detto e tu a me che non mi hai mai detto. Mi piace, mi piace. È impossibile che ti ho detto tutto. No, non è vero. Sì. Non è vero. Sì. Una cosa che non ti ho mai detto. Non ti ho mai detto che... prima di conoscerti, quando ero più piccola, diverse volte sono andata via di casa, sono scappata di casa. Tipo 13-14 anni. Questa è una cosa che non ti ho mai detto. Ero molto ribelle. Fa buono questo. Il peperoncino verde. Lo adoro. Crudo, Tu, amore? Io non ti ho mai detto quando ero piccolino a 6 anni che ti avevo il cicci in bocca. A 6 anni avevo il cicci in bocca, amore? Il non me l'avevi detto, però lo supponevo. Che mio amore è un bambinone. Poi dove andavo, me lo toglievo. Bellino. Però i denti non sono storti. Di solito. Vabbè, guarda il ciuccio. I bambini quando hanno il ciuccio molto a lungo hanno poi i denti un po' storti, invece tu no. Non male. Andiamo avanti, ragazzi. Scusate se mentre parlo massimo, però è veramente difficile perché stiamo mangiando. Come se fossimo a cena insieme. Un po' troppo tardi, però se mi stavo dormendo. Eh sì, cetriolo. Loro dormono e noi facciamo il mukbang. Mukbang. Quando vi sposate, questa ce la fate sempre. Allora, ragazzi. Quando ci vedete nella chiesa, allora ci stiamo sposando. Siete felici? Questa sembra banale, questa domanda, ma non lo è. Sembra banale, ma non lo è, attenzione. Tanto, sei felice? Tanto. Tu? Sì, sono felice. Tu non sei felice? Sì. Dipende dai momenti, però io sono molto, molto grata alla vita e molto mi accontento, però ho tanto, cioè mi sono felice. Ma la vita deve essere sempre felice. No, io sono felice perché faccio, principalmente faccio quello che amo, faccio il lavoro che amo, o voi, ogni giorno posso creare, posso inventarmi qualcosa di nuovo, ho una persona che mi ama e questo mi basta, devo dirvi la verità, anche se ci sono cose nel mio passato che mi hanno fatto male o ci sono cose ancora adesso che non riesco ad ottenere, ci sono le giornate storte, però sì, sono felice perché, soprattutto perché dal punto di vista della salute stai bene, tante cose proprio semplici, perché poi quelle sono le cose importanti, la salute tua, delle persone che vuoi bene, bene. Il fatto che di avere persone attorno a te che ti vogliono bene, quello è poche ma che poche vogliono, ma di cui fidarti, quello per me conta. E, quello è importante per me, la cosa più importante in assoluto è creare una famiglia, un nucleo familiare, quello per me è la cosa top, più importante di tutto. Bravo amore! Un attimo. Eh? Ditemi voi nei commenti qual è la cosa che vi rende felice. A me ad esempio mi rende tanto felice il sabato, dopo una giornata di lavoro, andare a fare una bella passeggiata con mio amore e andare a cena fuori
goderci quella giornata, tutto pensieri, il giorno fuori, tutto più gabbello, senza pensieri, proprio stacchiamo da tutto. Quello mi rende tanto felice. Cos'è? Banane, una bella giornata di sole, quello. Poi, cucina tradizionale di Napoli per il mukbang, lo faremo, qualcosa di tipo una lasagna, qualcosa di molto pesante napoletano, lo faremo. Ce lo facciamo cucinare da tua mamma, tipo, o dalla sorella, che sono brave cuoche. Cucina albanese, non so di cosa sia. Vi piacerebbe esservi conosciuti prima, questa anche è molto bella, e vi dobbiamo dire questa cosa. Io e Dario, abbiamo vissuto per tutta la vita da adolescenti, praticamente sì, in linea d'aria, non so, 400 metri di distanza, vicinissimi, ma non ci siamo mai incontrati. Frequentavamo gli stessi posti, lo stesso bar, la stessa gelateria. E lo stesso parco, cioè là c'era lo zio e là c'era mia zia. Esatto, lui era nel parco dove era mio zio e non ci siamo mai incontrati. E ci siamo incontrati dopo 30 anni di vita, perché il destino ha voluto così. Una bella fine. Secondo me, se ci fossimo conosciuti prima, non andavamo d'accordo. Non ci saremmo apprezzati come adesso. Io, per esempio, prima ero una persona completamente diversa da adesso, ma suppongo anche tu. Satana, esci da queste cose. Sì. E poi le esperienze che abbiamo fatto con altre persone prima ci hanno aiutato a diventare quello che siamo adesso. A capire degli errori, comunque a migliorarti come persona. Quindi anche dal punto di vista lavorativo, c'è un motivo per cui noi ci siamo incontrati in questo momento della vita. Per abbiamo difficoltà che abbiamo avuto, tutto. Esatto, e abbiamo comunque creato qualcosa di lavorativo insieme, il nostro shop insieme. Proprio in questo momento, se ci incontravamo prima, non sarebbe successo. No, quindi mai. A tutto c'è destino. Perciò vi dico, quando voi cercate la persona giusta, vedete magari attorno a voi persone innamorate, e vi chiedete, oddio, quando arriverà? Arriverà quando deve arrivare, perché c'è, a tutto c'è. Dovete attendere il momento. Sì, esatto, non dovete cercarlo, dovete attendere, vivere la vostra vita sapendo che arriverà. Al momento arriva. Giusto. Al momento deve. Fidatevi, sarà così. Se non ci sta, è meglio così. E me vuol dire che non ci deve essere. Credimi. Fidate. E anche le cose negative servono. Importante. Allora, sushi, vabbè, sushi sì, sempre sushi. Sushi sì. Carina, ti seguo da tanto, sei davvero una persona fantastica. Grazie Anna, ti mando un bacio grande, siete troppo carine. Quali sono i motivi per i quali litigate più spesso? Oggi? Quali sono i motivi per i quali litigano più spesso? Delle scemità. No. Soprattutto anche, per esempio, se io faccio tardi, tipo. Ah, questa è la prima cosa, se fa tardi. Ma non faccio mai tardi. No, mai. Ragazzi, quando voi invitate Carlita a casa, vedete a che ora viene. Allora, fateci. Facciamo così. Facciamo un appuntamento. Fate un appuntamento, dai, ragazzi. Ciao. Sappiate che se dite tipo per esempio alle 5, Dario verrà a casa vostra alle 5 meno un quarto, ve lo dico. E Carlita alle 8 meno un quarto. No, io alle 5 e un quarto, così vi do il tempo di prepararvi. Allora, lanciate questa sfida. Quanto è cambiata la tua vita dopo YouTube? È cambiata la mia vita dopo YouTube, perché comunque è cambiato il mio lavoro. Ovviamente YouTube è diventato il mio lavoro. Il fatto che le persone ti riconoscono, queste cose qua. Però fondamentalmente, anche se è cambiata la mia vita, non sono cambiata io, cioè nel senso che c'è sempre quell'essenza di me. Amore, ragazzi, la vita si evolve, si è evoluta. Sì, però la vita di YouTube è cambiata, però relativamente non tantissimo. Il prossimo viaggio, voglio sapere, l'abbiamo prenotato tra poco. Beh, non pochissimo, però sì, più o meno poco.
Manca poco, ragazzi. Un viaggio stupendo. Ogni giorno ci pensiamo, ogni giorno organizziamo qualcosa, non vediamo l'ora. È il viaggio dei nostri sogni e non saremo soli. Non saremo soli, saremo accompagnati. Come ti è venuta l'idea di aprire uno shop online? Beh, questo ho un po' risposto prima. Vuoi dirlo tu? Poi perché c'è i follower, diciamo, su in rete, e per voi abbiamo aperto questo shop online per farvi comprare anche le persone che stanno a distanza, che non possono venire sempre qua. Soprattutto perché io ad esempio ho aperto lo shop online perché comunque mi piacerà l'idea di racchiudere uno shop con tutti i prodotti che io amo, che io utilizzo, no? Perché molto spesso a quelle ragazze dicevano nei video: ok, questo prodotto è buono, ma dove vado a comprare questo qua, questo là, questo là? E allora, per racchiudere tutto in un solo video, per racchiudere tutto in un solo shop online. Consiglio per dimagrire, vai amore, daglielo tu. Ragazzi, per dimagrire bisogna fare piccoli pasti ogni 3 ore. Ah. E mangiare poco ma spesso. Devo dire che questa risposta, sega, non me l'aspettavo. Mi aspettavo una cosa tipo mangiare più. No. Colazione la mattina con pancake, fatto con albume. Ricetta di? Di Carlita. Poi tonno naturale, pesce d'acchino. Riso basmati. Vedere dolci, cioccolata, pane, frittura e poi una sana alimentazione. E poi c'è andare in palestra. E poi una cosa che tu non fai mai? Bere. Bere tanta acqua. Dovete bere tanta acqua, questa è tanta acqua. Avete mai pensato di prendere una sorellina a pupi? Questa è bella. Io sì, vorrei farlo. Poi prendo un cammino, però Dario... Purtroppo le regole che impongono non la può portare a mare. Non la può entrare in un supermercato. Non può fare niente. Dicono amati cani e poi nessuno li vuole. Faccio un appello a tutti i supermercati. Fate entrare, non tutti i cani, ma taglie piccole. Comunque non fanno niente. Ma è una bestia, no? Soprattutto a mare, spiaggia, non ci sta proprio, cioè, l'ordinanza che non possono. Sì. E poi vogliono bene i cani. Poi c'è l'ordinanza che non possono fare i bagni, non possono stare sulla spiaggia. Amore, lo vedete quelle due cose? Quella. Quello. Un po' di carne che ha lasciato. L'avevo detto che devo prendere prima. Grazie. Ragazzi, è buonissimo. È buono. Buonissimo. Allora, fatemi sapere nei commenti se qualcuno ha provato a fare questi qua in casa, questi di fuori. Come li avete fatti? Magari possono fare in casa. Allora, il tuo sgarro più pesante? Ma quanto forte, ho senza un di tabasco. Il mio sgarro più pesante, raga. È difficile da dirne uno. Però, amore, ti ricordi? Io mi sono mangiato un barattolo di 5 kg di Nutella. Maro. Non ti è venuto niente? No. Oh mio Dio. Sono abituato. Primo danno non la mangi. Prima. Quando eri obeso. Invece, io a me mi ricordo di una volta. Le chiacchiere ci mangiamo. Ma una cosa come 2-3 kg di chiacchiere. Un minaccio. Con la cioccolata. Ma ti ricordi quella volta quando in quel locale ci mangiamo tutta quella roba, tutti quegli antipasti fritti, la pizza, poi ci mangiamo il dolce dopo, ma era buono quel dolce, prima ci si mette pure la panna. Ma buonissimo, però mi ho fatto un sacco di tirare. Mamma mia, proprio bello.
Adesso invece cerco di mangiare sempre bene, perché quando vado fuori non faccio mai proprio uno sgarro, vero amore? Pesante. Sì, preferisco ad esempio uscire sia il sabato che la domenica, però moderarmi, tipo per esempio, per Dio, io se esco e mangio tipo una bistecca con l'insalata e due fettine di pane, per me non è uno sgarro. Sì, non è uno sgarro, ho mangiato bene alla fine, ho mangiato bene, pulito. Non ho mangiato frittura, non ho mangiato, magari poi mi piglio anche un dolcino, perché comunque è, magari se non lo piglio il sabato, sì, il dolcino la domenica non me lo prendo, oppure magari invece di prendermi una porzione di patatine intera la divido con lui, che cosa qua. Però quel fatto di abbuffarmi tantissimo, no? Fino solo uno, che uno si compra già, poi dopo stai male, non te lo godi. Allora preferisco così, che tipo per esempio il sabato ci mangiamo il sushi. Dipende, oppure la carne. Beh, poi dipende pure, perché spesso gli amici ci invitano e allora lo fai, non vale. Però magari spesso ci abbiamo la carne a piatto. Beh, l'ultima volta siamo usciti con gli amici, loro hanno preso la mamma mia. Carne mozzarella, patatina, no? Io e Dario abbiamo mangiato pesce. La tartare, lui gamberoni, calamari arrostiti. Abbiamo preso il piatto con le verdure, insomma. Abbiamo preso un po' di... Abbiamo mangiato e mamma neanche mi ha fatto gola. Un po' di tutto leggero. Quello che hanno mangiato loro, se devo dirti la verità. Amore, cioè, alla fine basta che tu gli dici se lo voglio me lo mangio, non è che... No, non è che non trovo. Comunque, un piatto buonissimo, questo piatto. Buonissimo. No? È buono. Leggiamo se c'è qualche domanda. Lei che ruba nel mio piatto. Vediamo se mi posso rubare qualcosa nel piatto. Quante domande. Tante ci hanno chiesto di mangiare brioche e pasticcini. Allora sai cosa facciamo? La prossima mukbang, no, vediamo tutti i dolcini, ma noi purtroppo avendo uno stile di vita fit è difficile per noi fare questi mukbang, perché purtroppo non mangiamo queste cose, cerchiamo sempre di mangiare abbastanza sano, no? Oppure di concedere, cerco di mangiare un po' meno sano quando usciamo. Bravo, con gli amici. Cioè già quando stiamo a casa per fare mukbang mangiamo le schifezze, sì, e la fine, quindi non è proprio il nostro modus di vivere. Quindi magari consigliateci mukbang sani. Comunque, però quello dei pasticcini lo vogliamo fare. Secondo me dobbiamo fare, prendiamo proprio i dolci. Vado nella pensando piccola pasticceria, tutti quei dolcini così e ce li mangiamo. Sì, che buono. Facciamo? Che buono. Sì. E dai, andiamo a comprare. Ragazzi, vi mandiamo un bacio grande, io già sto dormendo. Anch'io. Buonanotte. Ci vediamo. Scusa, amore. Adesso devo andare all'ospedale. No. Ci vediamo al prossimo mukbang. Sì. Andiamo a dormire, amore. No, amore, non c'è il corno. No. Buonanotte, ciao, buonanotte. Baby. Ciao.